Fratelli Bianconeri e non, buonasera. Alle 20 di questo venerdì sera faccio questo video che vi premetto già da subito sarà un po' polemico. Vi spiego perché. È arrivata non molto tempo fa la sentenza da parte della UEFA, sentenza che tutti sapevamo sarebbe successo, solo chi faceva finta di nulla. Non lo sapeva, gli altri lo sapevamo tutti, ne avevo parlato nei miei video, ne avevo parlato anche già in alcune live anche con i nostri ospiti. La Juventus viene esclusa completamente da qualunque competizione europea, quindi anche la Conference League, sarà la Fiorentina a ripartecipare alla Coppa e la Juventus starà un anno in assoluto relax e divano martedì, mercoledì e giovedì vedendo giocare gli altri. Per un anno può essere anche piacevole. Del resto l'anno scorso, insomma nel campionato precedente, tre squadre italiane, tre squadre che hanno perso tutte e tre, molti juventini hanno festeggiato. Io non più di tanto, perché a me, a parte l'Inter del quale mi interessa, le altre se l'avessero anche vinta mi avrebbe forse fatto piacere, ma per il resto non è andata bene. Vedremo quest'anno che succederà, sarò spettatore sicuramente molto curioso e faremo ovviamente anche delle live reaction delle altre squadre italiane. Detto questo, la UEFA praticamente dà la mazzata definitiva alla Juventus, perché oltre all'esclusione definita dalle coppe europee gli dà una multa praticamente, che è divisa in due, diciamo che è diversa. Allora, o sono 10 milioni o sono 20, da che cosa dipenderà? La UEFA praticamente ha stabilito che la Juventus si deve rimettere in riga con i bilanci. Quindi, se la stagione 2023, 2024 e 2025 sarà conforme ai paletti imposti sui bilanci dalla UEFA, la Juventus pagherà 10 milioni di multa. Se invece in questo triennio ci fosse qualcosa che non quadra con i paletti imposti dalla UEFA sui bilanci, la Juventus ne pagherebbe 20. Ok? Quindi io credo che la Juventus alla fine ovviamente ne pagherà 10, quando è la fine. Ora, indipendentemente da tutto questo, che ripeto, io lo sapevo, e a me non giocare la Conference League, per quanto mi riguarda, per me è solo un piacere, per quanto riguarda me, e abbiamo visto anche quest'anno che cos'è la Conference League, veramente poca roba, che soltanto la Juventus dell'anno scorso poteva non vincere quella Coppa, solo la Juventus poteva non vincerla. Detto questo, però, questo video è un po' polemico perché? Perché io in questo video tocco anche un altro argomento. Cioè, tutte le volte che c'è la Juventus di mezzo, apriti cielo, e la Juventus deve essere punita. E va bene. Quello che però mi chiedo è che quando ci finiscono in mezzo le altre squadre, come mai le altre squadre non fanno tutto questo clamore? E sembra quasi che il mondo pallonaro si fermi, incredibilmente. Di chi parlo? Ma dell'Inter, ovviamente. Cioè l'Inter, che è una squadra che con la situazione debitoria che ha non dovrebbe non solo partecipare alla Serie A, ma neanche alla Serie B. Cioè Zhang, presidente dell'Inter, ha un debito con Oakfree, che sarebbe il fondo che gli ha prestato i soldi, va bene? Perché se non ci fosse stato Oakfree, l'Inter non avrebbe potuto neanche segnarsi al campionato. Ha un debito enorme che non riesce a chiudere, ma incredibilmente continua a fare tutto nella massima tranquillità, nella massima trasparenza, continua a fare mercato, spostamenti di giocatori. Perché, signori, è vero che, facciamo un'ipotesi, l'Inter ha preso Cuadrado. Cuadrado non gli è costato niente, l'ha preso a parametro zero. Però Cuadrado ha un costo, perché il cartellino lo dovranno pur pagare. Allora quello che mi chiedo io è, ma questa squadra
che sembra sempre immune da tutto, immune da tutto. Non gli fanno mai niente a questa squadra. Ne hanno parlato diversi giornalisti, diversi opinionisti, ne parlano gli youtuber, ma nessuno tocca questa squadra. Non si riesce a capire come mai. Avranno l'immunità parlamentare a Milano, evidentemente. Sponda Inter, parlo perché il Milan qualcosa di poco lecito ha fatto, il Milan ha fatto anche la Serie B, calcio, scommesse, tante cose. A questa squadra qui dell'Inter non gli fanno mai niente. Hanno 1.300.000, 500.000, non so quanti soldi hanno di debiti e continuano tranquillamente a partecipare al campionato di Serie A. Cioè, mi piacerebbe capire una cosa, perché io sono ignorante, no? Perché quando vedo che la Juventus sbaglia, io sono il primo a dire: hai sbagliato, devi pagare, basta. Però allo stesso tempo devo capire con quali crismi l'Inter non viene mai punita, mai. Mai, qualunque cosa faccia questa squadra, questa società, non viene mai, mai, mai punita su niente. È incredibile. Avranno San Siro, altro che San Siro, i San Siri, casomai, non San Siro, perché ormai non sta più neanche in piedi questa. Allora quello che mi chiedo io è una cosa molto semplice. Una domanda io faccio non tanto agli interisti, ma al mondo pallonare in generale. I debiti, chi li ha l'Inter? Li ha l'Inter come società o li ha Zhang e non c'entra nulla con l'Inter? Allora, Zhang è il presidente dell'Inter? Deve dare dei soldi, peraltro dove ci sono degli interessi enormi, perché soltanto nella stagione 2022-2023 si parla che il fondo Oakfree dovrebbe avere 35 milioni di euro di interessi. Solo nella stagione 2023. Quindi io voglio dire, ma come funziona sta cosa? Io vorrei che qualcuno me lo spiegasse nel dettaglio, perché io non riesco a capire. Cioè, a capo di questa azienda, squadra, società di calcio, c'è un presidente che è indebitato fino alla spina dorsale. Nonostante tutto questo, la squadra del quale lui è presidente continua a fare quello che gli pare senza pagare nessun tipo di sanzione, continua a partecipare alle coppe dei campioni, continua di qua, continua di là, ma tutti continuano a parlare di questo enorme debito che questa squadra ha. Non lo so, io signori sarò anche ignorante in materia, ma non è che sono stupido completamente. Cioè, voglio dire, faccio un'ipotesi. Se tu hai un mutuo sulla tua casa, no? E non lo paghi, che cosa succede? Che ti portano via la casa, perché oggi funziona così, no? Invece, nel caso dell'Inter, l'Inter ha una casa pieno di debiti, non paga, non gli portano via la casa, anzi, quasi la aiutano a comprarne un'altra. Cioè, è una cosa incredibile. Adesso, questo è un paragone così per rendervi l'idea, ma è una cosa impressionante. Cioè, io devo capire se questa società veramente o hanno i santi in paradiso o veramente sono coperti da qualcuno in un modo vergognoso, perché una squadra che ha oltre 1 miliardo di debiti non può partecipare a un campionato di Serie A, non può. Allora, quando noi diciamo, e non parlo noi juventini, ma parlo gente del calcio, quando si dice che la giustizia italiana è una giustizia farlocca, è vero, a parte che si è visto ampiamente dal 2006 venendo avanti che è farlocca, ma a parte questo, ma questa è una cosa di più. Cioè, una squadra che ha oltre 1 miliardo di debiti, cioè tu gli permetti di continuare a fare quello che ha sempre fatto? Non lo so. Vorrei che qualcuno si sedesse al tavolo con me e mi spiegasse veramente come sono le cose. Perché se tu non hai i soldi, cioè hai i debiti, perché, cioè, io quello che mi chiedo è, porcaccia la miseria, io vorrei capire. Allora, se tu hai un debito con un fondo monetario, il fondo monetario ti dà dei sostentamenti, ti presta dei soldi, di modo che tu possa andare avanti a fare quello che fai e un giorno, con i dovuti interessi, glieli ridai. Allora, questi hanno preso i soldi.
non glieli ridanno i soldi, però continuano a fare mercato in entrata e in uscita. Allora io mi chiedo, c'è qualcosa che non va? Sì, ma Demon, ma Cuadrado non l'ha mica pagato. Ma cosa vuol dire? Ma devi pagare il giocatore se gioca da te? Non gli devi dare i soldi? Quindi se tu paghi Cuadrado vuol dire che togli dei soldi al fondo che te li ha prestati. Signori, 2 più 2 fa 4, 2 più 2 fa 4. Allora vuol dire che l'Inter è una cosa e il presidente Zhang è un'altra cosa. Perché allora mi viene da pensare questo. Quindi vuol dire che l'Inter, intesa come società, i soldi li ha e fa quello che gli pare. Zhang invece è uno che dovrà dare di suo i soldi al fondo Opfri, ma non c'entra niente con l'Inter. Ah, signori, non lo so, spiegatemelo voi, perché io, cioè, sarò anche, io non sono esperto in alta finanza, però credo anche di non essere completamente stupido. Insomma, se tu hai un debito, il debito tu lo devi pagare, in un modo o nell'altro tu lo devi pagare. Quindi, non lo so, quando scade questa rata del fondo, di questo fondo monetario? Cioè, che cosa farà questo fondo monetario? Gli porterà via l'Inter a Zhang? E poi a chi la darà? A chi gli pare a loro? È così che funzionerà? Non lo so, e quanto dobbiamo aspettare? Quanto si dovrà aspettare per tutto questo? Non lo so, io trovo queste cose veramente scandalose, scandalose, e non sto parlando di Italia, ma in generale, perché ormai vediamo che in tutto il mondo è uno scandalo, ma in Italia io vedo delle cose, cioè se io faccio un debito con lo Stato di 300 euro, va bene, con una banca, se per due mesi non pago 300 euro, il direttore della banca mi viene a dormire sul pianerottolo, mi viene a dormire. Voi pensate che io avevo 25-26 anni, non mi ricordo, ero in banca, ve lo giuro e non mi vergogno, ero sotto di 125 euro, sotto, quindi sotto zero, 125 euro. La banca, gli venisse un bene, mi telefonò il 24 di dicembre, me lo ricordo come se fosse adesso, il 24 di dicembre, il giorno prima di Natale, mi telefonò la banca per avvertirmi che ero sotto di 125 euro. Vi dico solo questo, questi hanno 1,5 miliardi di debiti, vabbè, non lo so, qualcuno di voi più esperto di me di alta finanza magari mi illumini, perché forse sono io che sto dicendo una marea di sciocchezze, può anche darsi, però per me un debito resta un debito e tu lo devi saldare. Questo è quanto, ciao a tutti.